Ogni giorno è una sfida, come un campionato che ci mette alla prova della vita. Scendiamo in campo in azienda nel ruolo di lavoratori, scendiamo in campo in famiglia nel ruolo di genitori e di figli. Siamo colleghi, mariti, amici. Affrontiamo responsabilità, aspirazioni, delusioni, gioie. Ogni match fa storia a sé. E a fare la differenza non puoi essere sempre tu, con le tue sole forze. Abbiamo bisogno di un territorio che tifi per noi, in grado di offrirci opportunità, occasioni di realizzazione, nella vita privata così come sul lavoro. È quando cominci a sentire che giochi in trasferta, anche quando sei nella tua città, che inizi a farti domande su quanto valga la pena restare. Ed è qui che il fattore campo di Varese può fare la differenza. Con le sue imprese, le bellezze naturali, lo sport, l'arte. Sentirsi a casa, sempre. È questo ciò che cercano le persone, senso di appartenenza. Adulti e ragazzi, ne abbiamo bisogno tutti. Vincere, perdere, riprovare, sudare, piangere, esultare. C'è un mondo che guarda i giovani cercando di capirli, senza ascoltarli. Guardiamo attoniti a statistiche di cervelli in fuga, di mancanza di competenze. Scambiamo l'indifferenza dei giovani con il loro disorientamento. Costruiamo teorie prima ancora di porci delle domande. E se le risposte fossero già qui, sul nostro territorio? Se avessimo già qui, in provincia di Varese, tutte le palestre necessarie per allenare le giovani generazioni al futuro? Se quello di cui abbiamo più bisogno non fossero le vittorie, ma spazi dove poter sbagliare? Se i giovani fossero già pronti al mondo, ma fosse la provincia di Varese a non essere sempre pronta ai giovani? La costruzione di piccole e grandi comunità inclusive dipende da ognuno di noi. Il benessere è fatto di dettagli. La realizzazione professionale è un aspetto fondamentale che si misura anche nella capacità di creare relazioni, condivisione di valori, contaminazione di idee, innovazione. Se l'industria, con i suoi saperi creativi, può rappresentare arte e cultura, Varese allora può essere valorizzata come una preziosa e lunga galleria del saper fare bene le cose. Terra di opportunità lavorative anche per le donne, di luoghi di sport, di welfare aziendale. Le pari opportunità non si costruiscono con l'enunciazione di principi, ma con tanti e diffusi progetti di conciliazione tra vita privata e impegno professionale. Il territorio varesino è anche questo. Lo si vede in tante imprese, in molte associazioni, in numerosi progetti. E poi ci sono io, che a Varese scelgo di vivere ogni giorno. A volte cedo alle fatiche, a volte credo più di altre in me stesso. Basta una lettera a cambiare il senso delle cose, come spesso basta rimuovere un gradino per arrivare al traguardo. Non è sempre necessario scalare vette per essere vincenti. Più importante è allenarsi alla cura dei dettagli, nella vita così come nel governo di una città. Abbiamo bisogno dell'umiltà dei piccoli progetti per fare grandi cose. Un passo alla volta, partita dopo partita. Credere nel proprio territorio è come credere in se stessi. Serve fiducia reciproca. L'importante è riuscire a non farsi definire dalle sconfitte. Non è il risultato finale, ma come, dove e con chi giochi la partita, a comunicare agli altri chi siamo. E oggi io so chi sono. Un ragazzo che non indietreggia nel momento del tiro decisivo. Anche grazie alla mia famiglia, alle persone che mi circondano, all'università che frequento e alle scuole che mi hanno formato. È questa la Varese dove voglio vivere.